Buonasera ai telespettatori di Rete 8, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana alleggeriamo, se possibile, questo clima così teso con un argomento che solo in apparenza però può apparire leggero, ma è un argomento che penso interessi molti, perché ci piace che il nostro Abruzzo possa essere protagonista sempre più di situazioni multimediali come il cinema, come la televisione, come insomma tutto ciò che possa valorizzare la bellezza del suo territorio e le sue potenzialità turistiche ne vengano incoraggiate. Parliamo del cinema, dell'industria del cinema, ne parleremo sotto vari aspetti, quello della produzione, quello della distribuzione, e soprattutto parleremo della importanza, della necessità, dei problemi che riguardano l'istituzione di una film commission in Abruzzo. Ma forse questa è davvero la volta buona, si è sempre detto, si è sempre promesso, si è sempre tentato di dare una sostanza alla offerta di questo territorio per quel che riguarda gli addetti ai lavori del cinema. Insomma, anche questo dibattito mi auguro possa aiutare a sostenere finalmente la nascita di questa struttura. Ne parliamo con importanti addetti ai lavori e li presento subito, sono presenti nei nostri studi e anche da remoto. Saluto e ringrazio Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, che con il Flaiano Film Festival, buonasera, bentornata avvocato. Grazie. Tiboni, rappresenta insomma un po' l'eccellenza dell'offerta di festival nel nostro territorio, la tradizione e anche l'innovazione per insomma, tutto ciò che riesce a offrire, in particolare, ma non soltanto, nei giorni del Flaiano, come presenza di grandi nomi, come presenza di grandi pellicole per il pubblico abruzzese. Saluto e ringrazio l'assessore Daniele Damario, bentornato assessore. Grazie, buonasera a voi. In una giornata un po' condizionata anche dalle tante riunioni, compresa quella sull'automotive, dalla quale per fortuna abbiamo buone notizie, ma parleremo con lei soprattutto come assessore al turismo di come insomma, lei si stia spendendo per far nascere davvero questa film commission e soprattutto trovare un modo per valorizzare meglio il nostro territorio. Saluto e ringrazio, dovrei dargli del tu perché insomma è un collega giornalista col quale peraltro ho lavorato e lavoro per anni in altri versi, il collega Toni Zitella, ma questa sera, buonasera Toni, grazie, buonasera è in rappresentanza come presidente regionale dell'ANEC, che è l'associazione delle sale cinematografiche in Abruzzo. Infatti Toni è anche direttore delle sale di Rocca San Giovanni e di Lanciano, oltre che di altre sale con le quali la società Adriatico Comunicazione, di cui è presidente, appunto gestisce le proiezioni, insomma, quindi un punto di vista molto importante. Così come quello dei due ospiti che abbiamo da remoto, che saluto e ringrazio, da sinistra Pierluigi Di Lallo, buonasera, diamo la buonasera ai nostri telespettatori, anche se noi registriamo un po' prima. Regista affermatissimo, quattro film insomma, che hanno avuto tra quelli realizzati e quelli che sono ormai pronti per essere distribuiti oppure anche completati nel montaggio, poi ci dirà. E Federico Vittorini, direttore dell'Aquila Film Festival, buonasera, buon pomeriggio, insomma non so che cosa dirci. Buonasera. Stiamo registrando prima, grazie. Grazie. E Federico Vittorini, direttore dell'Aquila Film Festival, che ha realizzato soprattutto con un seminario, un evento riguardante l'industria cinematografica in Abruzzo nel mese di dicembre scorso, proprio il primo momento di approfondimento di un dibattito che cerchiamo oggi di sviluppare. Ho già parlato troppo, io pertanto volevo dare subito la parola a Pierluigi Di Lallo per raccontarci intanto cosa sta facendo e soprattutto che cosa sta facendo in relazione al suo Abruzzo, che non ha mai dimenticato, nonostante la Film Commission non ci sia e quanto ce ne sarebbe bisogno nel girare, nel scegliere location, insomma nel dare il suo contributo da abruzzese attraverso il cinema alla conoscenza del nostro territorio. Intanto saluto tutti gli ospiti, ringrazio anche te Carlo per l'invito. Che sto facendo? Carmine. Sfido adesso... Carmine, sì, scusami, e poi ci conosciamo da una vita, quindi ho finito adesso un film per Rai Cinema che andrà su Rai 1, una storia bellissima del figlio di un personaggio molto importante di Roma, che ha fatto un trapianto di fegato, ma molto tutto un po' contornato da New York,
bellissima la storia, perché per tornare da New York per poi farsi operare in Italia è stato complicatissimo. Ma e anche Massimo Ghini, mi pare, premio Flaiano. Sì. Siamo stati anche all'aeroporto di Pescara, perché non potevamo, abbiamo fatto una cosa interna all'aeroporto di Pescara, che per rappresentare poi il JF Kennedy di New York, perché dentro l'aeroporto di New York non si può entrare, puoi fare solo esternamente, che poi andremo a fare gli esterni a breve. Una bellissima storia, e devo ringraziare il presidente della Corte di Pescara, che mi ha dato la massima disponibilità. Insomma, siamo stati 3 giorni, insomma, io torno sempre in Abruzzo. Mi avevano spinto verso Perugia, l'aeroporto di Perugia, perché spesso Vanzina va lì a girare, perché è molto somigliante anche all'aeroporto di Perugia, e siamo riusciti poi a traghettare verso l'aeroporto di Pescara. Insomma, una bellissima storia. Ecco, Pierluigi, al di là, insomma, del contenuto, della curiosità che ci hai messo, insomma, sul film che presto vedremo, ecco, com'è stato girare in Abruzzo dal punto di vista, insomma, anche della logistica, dal punto di vista, al di là del fatto che comunque c'è l'amicizia, c'è la collaborazione, ecco, che quale differenza si sconta nel lavorare laddove una film commission ancora manca? Ma io sulla film commission sono ancora fiducioso, e spero che andrà in porto tutto. E vedo l'assessore, io adesso ho avuto modo di collaborare con l'assessore, ed è molto, sta avanti nel pensiero e anche nell'ascolto, quindi questo è molto positivo. Ma non è comunque facile impiantare una film commission, perché bisogna sempre rendere conto a determinate situazioni, soprattutto sul territorio, però sono fiducioso. L'Abruzzo ti offre tutto, io ho la mia amica Carla, chi meglio di lei, cioè siamo a 2 passi da Roma, abbiamo delle location spettacolari, un territorio fertile, bellissimo. E quindi perché no? Comunque provarci e continuare a provarci. Poi abbiamo delle realtà abruzzesi non indifferenti, cioè non ci sono solo io, c'è un mondo in Abruzzo non indifferente che lavora a Roma. Molti stanno comunque lavorando anche con me adesso, che scopro che sono abruzzesi, ma parlo anche a livello tecnico. E quindi io sono strafiducioso, anzi speriamo bene. Ecco, Carla Tiboni, chiamata in causa da Pierluigi Di Lallo, insomma, certo... Gli spot come quelli che abbiamo visto, che poi insomma è diventato mondiale per quanto è accaduto al Flaiano lo scorso anno con Checco Zalone, che ha ospitato un premio Oscar in Puglia. Insomma, ecco, quelli sono davvero i colpi che una regione come l'Abruzzo non dovrebbe perdere. Dal punto di vista di tanti interlocutori del cinema con cui lei ha a che fare, insomma, tutto l'anno, perché il Flaiano non è soltanto quei 3 giorni, ma insomma tutta la preparazione, ecco, quanto viene avvertita questa mancanza dagli uomini di cinema, dagli uomini di spettacolo, dagli uomini di televisione? Ma tantissimo. Allora, io faccio una piccola premessa e poi non mi voglio dilungare. Io 2 anni fa, sotto pandemia, quindi sotto Covid, zona rossa, e ringrazio la regione perché ci ha dato un piccolo contributo facendo un bando, quindi abbiamo concorso a un bando che ha stabilito la regione con altre produzioni, quindi non è stato soltanto un piccolo gettone sul film che si chiama Troppa Famiglia, che uscirà adesso a fine marzo, che tra l'altro è una storia incredibilmente molto, molto bella, che è quello tutto a rapino. E spero che poi faccia un percorso come deve fare, perché comunque sotto Covid farlo uscire in queste situazioni non è per un produttore, è per dei produttori che hanno investito. Ringrazio anche Germano Del Conte, che mi ha dato una grandissima mano con ICTA. Stiamo cercando di fare un tour con questo film per recuperare determinate situazioni, perché sotto pandemia non è per niente facile. Però vi faccio una piccola premessa. Io nella mia seconda opera si chiama Nati 2 volte, che era la storia di un transgender, una donna che diventa uomo, che è stato il primo film in Europa dalla transazione al contrario, dove all'inizio della sceneggiatura io avevo pensato all'Aquila, perché l'Aquila dopo il terremoto rinasceva. Ho dovuto spostare tutto in Umbria, perché non avevamo una situazione come oggi, e comunque puoi interloquire con l'assessore, puoi parlare con l'assessore e poi comunque comunicare con la regione, ma prima già questo non c'era neanche, e quindi mi sono dovuto spostare tutto in Umbria. Questo film, Nati 2 volte, io poi mi sono trovato come Totò a Peppino in Canada, ha vinto il Toronto Film Festival, dove c'è la più grande comunità abruzzese. Io mi sono ritrovato una serata di gala con Nick Vallelonga, Favino, c'era Checco Zalone, c'era Piera De Tassi, direttore del Davide Donatello, dove ho dovuto dire grazie Regione Umbria. Sarebbe stato per me un orgoglio dire grazie. Assolutamente sì. Questa è la chiave di tutto. E qui veramente il cuor ci duole, Carla Tiboni, delle cose che hai ascoltato. Che ci dice?
Sì, io credo che sia la Film Commission abbia questo, diciamo, ruolo principale, che è quello di promuovere l'Abruzzo, perché poi è per questo che nascono anche le Film Commission. Sicuramente il passaggio di grandi attori, sceneggiatori, registi in terra d'Abruzzo, consentitemelo, per poi non avere la possibilità di poter tornare, poter girare, perché non c'è questo supporto fondamentale per poter lavorare, è qualcosa che manca alla regione. Però io non sono così negativa, nel senso che comunque c'è una legge regionale che ha istituito la Film Commission. E una legge regionale che, secondo me, ha una peculiarità rispetto a tutte le altre leggi regionali istitutive della Film Commission, perché leggiamo che c'è la creazione di posti, di un sistema di lavoro lavorativo. Allora, già questo è un punto di partenza, secondo me, importante. Lo step che credo sia altrettanto fondamentale, qui mi rivolgo all'assessore, è quello di creare una fondazione, cioè di creare quell'organismo che possa dirigere, possa comunque supportare una realtà che poi non è semplice da gestire, perché la Film Commission è molto articolata. Ora, ci si è molto interrogati su che tipo di fondazione. Sicuramente è una fondazione di partecipazione, dove c'è la regione che deve essere il socio fondatore, e con l'accesso poi di tutte le altre realtà, ad esempio la butto lì, come i Premi Flaiano, l'Associazione Flaiano, ma come le associazioni aquilane, di Lanciano, Frentane, Teatine. Cioè, qui bisogna, credo, fare l'ulteriore step, che è quello di cominciare a lavorare sull'offerta e quindi proporre al mondo cinematografico e anche degli audiovisivi una realtà in grado di poter supportare le loro richieste e poterle soddisfare. Quindi passare dunque alla fase attuativa. Sì. Chiedo anche a Federico Vittorini, che appunto ha sollecitato un confronto nello scorso dicembre proprio su questo tema all'Aquila, nell'ambito di questa iniziativa molto interessante sull'industria cinematografica in Abruzzo, qual è lo stato dell'arte rispetto agli esiti di quell'incontro e soprattutto cosa c'è sul piatto oggi, Federico? Sì, di nuovo buonasera. Noi abbiamo sollecitato, organizzato questo incontro all'Aquila a dicembre. L'abbiamo fatto perché riteniamo tuttora fondamentale non soltanto la nascita effettiva della Film Commission, ma soprattutto che proprio per superare una serie di difficoltà, di scogli oggettive, questo avvenisse con la partecipazione, la spinta, l'aiuto di tutte le realtà che in Abruzzo, che nella regione si occupano di cinema. Ed è stata una sorta di riunione di famiglia, se possiamo dire così. Siamo stati 2 giorni, poi diventati tre, tutti quanti insieme, sia a discutere di quello che stiamo anche un po' vedendo adesso, sia a fare incontri settoriali, quindi ogni settore, no? Organizzato dei pitch con produttori, distributori, con i registi, con i festival, con chi si occupa di formazione. Insomma, ognuno potesse un po' confrontarsi con i propri colleghi regionali, far emergere eventuali criticità, fare proposte. E da tutto questo insieme di lavori, insomma, alla fine, l'incontro conclusivo al quale ha partecipato anche l'assessore Damario, confrontarsi con la regione, dire questa è la situazione attuale, questo è quello che noi riteniamo di poter fare per aiutare, queste sono le criticità che riscontriamo, vediamo insieme come possiamo mettere a sistema questo. Ecco, da quei 2 giorni è uscita forse rafforzata l'idea che la Film Commission possa essere una struttura di sistema, diciamo così, che si occupa sicuramente fondamentalmente di portare il cinema in Abruzzo, di far girare e quindi di promuovere la regione, in questo senso fare anche turismo, ma che sia anche l'occasione per mettere insieme tutte queste risorse e farle fruttare, perché una cosa così articolata, come diceva Carla, può funzionare se ci sono tante forze a spingere, se ci sono tante competenze a spingere. Se la Film Commission non si dà un solo unico obiettivo,
ma lo sa articolare e quindi sa portare i film, i set in Abruzzo, sa organizzare tutti i servizi che possono servire a chi deve girare qui, ma sa anche poi metterlo a sistema. Facciamo ad esempio i festival, i film girati qui che possono andare nei festival, i centri di formazione che possono utilizzare i set per fare stage. Insomma, tutto questo, il mondo del cinema regionale deve essere, voglio dire, una grande famiglia, ma insomma, qualcosa che ci assomiglia, forse una grande azienda, che lavora insieme e che incentiva il cinema in Abruzzo, il turismo in Abruzzo e l'Abruzzo in generale, tutti insieme in una fondazione probabilmente, dove incontrarsi per arrivare, diciamo, a qualcosa che poi effettivamente funzioni e anche nel tempo sia produttivo e che porti stabilmente la regione Abruzzo, insomma, ad essere posto, luogo di set e che poi sia appunto vista nelle fiction, nei film, nei cortometraggi, nei festival nazionali e internazionali, e in questo modo sia promossa. Ecco, questo era l'obiettivo che si era dato l'Abruzzo Film Industry alla sua prima edizione. Ne seguiranno senz'altro, perché insomma, la materia abbiamo visto che è tanta, c'è tanto ancora da confrontarsi, c'è tanto da fare, e quindi sicuramente seguiranno altri incontri di questo genere, anche informalmente. Nelle prossime settimane ricordo l'invito che l'assessore Damario ci aveva rivolto a dei confronti frequenti, diciamo, per arrivare appunto alla migliore costruzione possibile di questa Film Commission d'Abruzzo, e sicuramente appunto daremo continuità a questi incontri. Tony Zitella, dal punto di vista della distribuzione, dal punto di vista anche degli addetti ai lavori, poi del cinema, una volta pronto, una volta in grado di entrare nelle sale o nella distribuzione televisiva, ecco, quanto pesa sempre più l'impegno anche finanziario di un territorio nel mandare avanti un prodotto cinematografico? Ecco, lo ha spiegato bene anche Pierluigi Di Lallo quando ha parlato dell'importanza che ha avuto per poter completare un film, insomma, il sostegno della Regione Umbria. Ecco, lei, voi, cioè tu, adesso ti do del tu, che hai sotto mano decine di pellicole ogni giorno, anzi adesso non più pellicole ma No, file assolutamente ogni giorno, ecco, è un criterio di selezione ormai quello del sostegno da parte di una istituzione territoriale. sicuramente sì, è vero che peraltro, insomma, questo è un periodo drammatico per il nostro settore, in modo particolare per le sale cinematografiche, perché stiamo avendo delle perdite all'incirca che vanno dal 70 all'80%, e questo la dice tutta sul periodo. È vero, è chiaro che l'aiuto da un ente, da una realtà come la Film Commission è importantissimo per la produzione e poi la distribuzione. Soprattutto perché quelli che fanno più fatica nel mondo cinematografico in sala sono proprio le pellicole, anch'io sono un romantico, sono proprio i film italiani. C'è un po' di carenza sotto questo punto di vista e che hanno ma anche maggiore difficoltà poi a entrare nella filiera conclusiva poi nelle sale cinematografiche. La Film Commission è una realtà paradossale, se vogliamo, è una cosa che c'è ma che non c'è. Sono d'accordo con Carla, c'è bisogno, secondo me, l'idea di una fondazione è una bella idea, c'è bisogno di propulsione per far sì che sia davvero di aiuto a coloro che operano sul territorio, a coloro che fanno cultura. Tanti anni fa c'era un ministro che diceva che con la cultura non si mangia, secondo me però la cultura fa mangiare molto, è la base di ogni società e quindi insomma, deve esserci qualcosa di veramente funzionante che al momento non c'è, dobbiamo spingere per far sì che ci sia. Riportare un po' in house questo discorso della Film Commission potrebbe essere la chiave di volta. Allora, abbiamo sentito tante riflessioni, tanti suggerimenti, abbiamo già puntualizzato la situazione. Ora sentiremo l'assessore Damario che cosa ci dice circa lo stato dell'arte. Lo faremo subito dopo una brevissima pausa.
Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando della Film Commission Abruzzo, abbiamo ascoltato tanti punti di vista che però mi paiono, Assessore Damai, abbastanza convergenti sul fatto che l'Abruzzo, di chi vive nel cinema, chi vive di cinema, chi conosce, chi mastica cinema, è pronto a sostenere in qualunque modo la nascita di questo soggetto. Restano un paio di problemini, il primo è di ordine finanziario, di come poi questo soggetto possa distribuire ma anche ricevere delle risorse che aiutino l'industria cinematografica, e poi anche qualcosa che riguarda l'assetto istituzionale di questo soggetto. Voi a che punto siete sia sull'uno che sull'altro fronte come regione? Allora, occorre fare un po' di organizzare le idee. La Film Commission ha una legge istitutiva del 2017 che però purtroppo non è idonea. Noi abbiamo subito, è stata una scommessa sia del mio assessorato ma della giunta regionale, puntare a creare una vera Film Commission in Abruzzo. I passi fondamentali, quelli su cui deve ragionare la politica, è creare lo strumento legislativo, poi creare lo strumento che si adopera e ovviamente poi trovare le risorse per far funzionare la cosa. Lo strumento legislativo, la legge 54 del 2017, è sicuramente inidonea, poi non finanziata, è stata finanziata solo nel 2018 con 36.000 euro, quindi possiamo immaginare di cosa parliamo. È evidente che bisogna creare prima la legge, lo strumento legislativo. Noi come Regione Abruzzo, in particolare io, ho depositato una legge di riordine di tutto il sistema culturale abruzzese che rimette ordine in una miriade di leggi che si sono sovrapposti e stratificati negli anni, tra virgolette, andrà in commissione proprio giovedì prossimo, il primo giorno, nel quale all'interno di tutto il riordine del sistema culturale abruzzese è inserita la creazione della Film Commission. Devo dire che penso che avrà un iter legislativo in aula abbastanza veloce, perché l'abbiamo veramente concordata, ci abbiamo lavorato con tutti i portatori di interessi, con la sovrintendenza che ne ha scritto un pezzo, insomma, che è stata una legge ampiamente condivisa nella sua scrittura, ampiamente condivisa praticamente da tutti, e abbiamo già i primi rapporti favorevoli anche del CAI. Questo sarebbe un miracolo, Assessore Damare, perché in Abruzzo, come l'avvocato Tibboni sa, come Toni Zitella sa, come gli altri nostri amici sanno, sulla cultura si è sempre litigato, c'è sempre una legge che non va bene, penso che abbia anche nella sua esperienza di assessore alla cultura abbia imparato questo in questi mesi. Sì, no, devo dire che tra virgolette ho detto è una, lo dico un po' con un orgoglio, una bella legge, devo dire, che abroga una serie di leggi oramai di cui non avevamo più neanche contezza, insomma, è stato un grosso lavoro di ordine e devo dire che abbiamo fatto un grosso lavoro di condivisione di questa legge. Quindi torniamo alla Film Commission che più ci interessa. Quindi all'interno di questa legge di ordine del sistema culturale vi è anche la creazione della Film Commission. È evidente che, come dicevamo, la Film Commission possiamo fare anche le leggi più belle del mondo, però poi c'è bisogno di sostanza. L'Abruzzo ha tutto, come hanno già sottolineato chi ha parlato prima di me, ha tutto ciò che serve per diventare un luogo dove girare film importanti, location stupende, la vicinanza a Roma che è fondamentale per le troupe che devono girare e sicuramente delle professionalità, magari a volte anche sconosciute, che non sappiamo nemmeno che sono abruzzesi, ma che però sicuramente possono dare impulso alla Film Commission. È evidente che tra virgolette non bisogna inventarsi niente, la prima cosa che ho fatto io è andare a studiare le altre realtà che funzionavano, perché poi, voglio dire, se c'è una realtà che già funziona, parlo della Puglia, parlo del Lazio, parlo del Piemonte, parlo delle province autonome di Trento e Bolzano, quindi abbiamo tratto le cose migliori di questa esperienza. È evidente che il segreto per finanziare la Film Commission sta nell'attingere ai fondi comunitari. Noi abbiamo tra virgolette la fortuna che in questo periodo stiamo scrivendo la nuova programmazione 21
27 e che quindi ci permetterà all'interno dell'obiettivo di Policy 5, che è quello dedicato alla promozione territoriale, di inserire una quota, io ritengo sostanziosa, visto i precedenti, per quanto riguarda i prossimi 7 anni della Film Commission, che si aggirerà sicuramente tra i 20-30 milioni di euro, e quindi parliamo sicuramente di 4-5 milioni di euro per i prossimi 7 anni. Si comincia a ragionare. Insomma, diciamo, voi sapete, io la faccia ce la sto mettendo, cosa che hanno fatto pochissimi in precedenza, quindi insomma. Che cosa ci anticipa circa come sarà questo soggetto? Lei ha fatto esempi di altre regioni, come poi, sarà? Allora, sicuramente, come diceva il dottoressa Di Buoni, sicuramente la fondazione è il soggetto più snello, ma la fondazione che però, oltre ad avere al proprio interno tutte le forze e le realtà culturali del territorio, ha bisogno di mettere dentro i territori stessi, perché qui è impensabile una fondazione dove non aderiscono le province, le città, certo, capoluogo, certo, di regione, gli enti parco. Guarda, faccio un esempio semplice, diciamo il video che girava a Dubai nel padiglione Italia nella settimana dedicata all'Abruzzo, girato dal regista Gabriele Salvatores, quindi dicevo che è stato girato in Abruzzo, noi per permettere il decollo di un drone in zona parco, sì, abbiamo impiegato una ventina di giorni per avere il anche il noi permesso. Per fare la nostra trasmissione sulle montagne, quindi pensate che per una troupe che viene a girare in un film, attendere 20 giorni un permesso per far alzare un drone, oppure attendere da un comune 2-3 giorni per avere il posizionamento dei vie di sosta per un set da girare, una cosa impensabile, sono costi enormi. Quindi è evidente che all'interno della fondazione dovranno esserci anche gli enti che dovranno dare poi risposta alla troupe. È evidente che poi parte i fondi che riusciremo a mettere sul piatto per quanto riguarda la Film Commission dovranno sicuramente anche interessare la formazione, perché è evidente che la Film Commission, oltre ad avere una sua valenza per la promozione del territorio, ma deve avere una sua valenza per creare posti di lavoro, per creare maestranze in loco, per far sì che tanti giovani in questo momento possano usufruire del mondo cinematografico per crearne proprio una fonte di approvvigionamento economica. Quindi va fatto su. Poi parleremo dei tempi, assessore. Intanto, chiedo che ne pensa Pierluigi Di Lallo, anche in relazione alle cose che mi pare l'assessore sia molto addentro anche alle difficoltà che vivono coloro che fanno cinema in regioni dove non c'è una Film Commission. Si sta andando sulla direzione giusta, Pierluigi? Credo di sì, ma io sono, come Carla, sono molto fiducioso, quindi una fondazione sarebbe ideale per creare soprattutto un indotto di una Film Commission, perché come diceva l'assessore, tutto vero, i droni, le cose, hai grande difficoltà, è una produzione, se per 2 giorni si deve fermare perché c'è un permesso, sono soldi che comunque perdi, quindi bisogna anche la macchina organizzativa deve funzionare. Ma io faccio un esempio stupido. Io su questo film che uscirà a fine marzo, andrà anche a Toronto, si chiama Troppa Famiglia, tra cui c'è un cast incredibile, c'è Ricky Mendes, c'è Brando Passari, c'è Larosio Muniz Morales, c'è Alessandro Tiberi, Daniela Giordano, che tra l'altro è il vicepresidente della Nuova Imaie. Noi abbiamo fatto un incontro col produttore di Rai Cinema, proprio con l'assessore, perché il produttore è rimasto entusiasta, anche se ha dato un piccolo contributo su Troppa Famiglia, perché parliamo di piccolo, quando un film che costa su 2 milioni di euro, è sempre un piccolo, però comunque a me mi ha aperto una situazione di indotto con loro, dicendo ma perché non andiamo a girare? Loro stanno girando una fiction molto importante con Pubis Pay, sono andati in Trentino. Potevano girarlo nelle nostre montagne, però non avendo una situazione di Film Commission ancora chiara, non è stato proprio possibile portare questa produzione, perché io sono favorevole sulle produzioni che vengono a girare qui, perché è un'industria, crea un indotto, non ci sono solo io, ci sono dei registi bravissimi in Abruzzo che bisogna incentivare e portare situazioni serie sul territorio. Questo è fondamentale. E c'è stato l'incontro con l'assessore, che è stato straordinario nel descrivere tutto questo, ed è stato anche onesto nel dire al produttore: guarda, non siamo ancora pronti, possiamo cominciare da quello che ha detto lui adesso. E quindi io ho riconosciuto in lui questa situazione, poi gli ho detto anche grazie, l'assessore è presente. Quindi a me mi ha creato anche una situazione buona
con delle strutture di Roma, diciamo, vedi, cioè, si comincia a parlare seriamente di una situazione. Io spero che si va avanti su questa ecco. Strada. Carla Di Boni, si è parlato in alcuni interventi, lo faceva in particolare anche Federico Vittorini, della formazione, perché in Abruzzo è possibile anche creare posti di lavoro legati all'industria cinematografica. Voi peraltro come Media Museum state vivendo una fase molto importante, siamo alla vigilia dei 50 anni, dei premi Flaiano, ma al di là della prossima edizione c'è un progetto di trasformazione sostenuto dal Ministero degli Interni, della vostra struttura anche in un polo formativo. Quali sono gli impatti, come diceva Toni Zitella, che ci fanno capire che con la cultura si riesce a mangiare in una regione come la nostra, che ha tante opportunità da questo punto di vista anche appunto naturalistiche, di possibilità di allestire sette, tutto ciò che ruota attorno al cinema? Credo che sia il concetto che ormai ognuno di noi e gli addetti ai lavori abbiano fatto proprio, che è quello del concetto di impresa cultura, cioè liberiamoci da questo pregiudizio, no? Con la cultura non, volgarmente non si mangia, la cultura ha un grandissimo indotto economico, può creare anche attraverso la formazione e successivamente un movimento economico che ovviamente non va a discapito della qualità culturale. E quindi per questo mi richiamavo alla legge che c'era della Fincommicio, che poi l'assessore ci ha informato, c'è stata una modifica, un'evoluzione, se non addirittura un'abrogazione della legge precedente. Quindi l'aspetto economico della Fincommicio è molto importante, però io vorrei riallacciarmi a quello che ha detto l'assessore sotto due aspetti, velocissimamente. Allora, anch'io ho esaminato con molta attenzione tutte le altre film commission che ci sono in Italia, addirittura la film commission piemontese ha girato 500 film ad oggi, che è un numero enorme e che ci fa capire quanto sia quanto abbiano creato un sistema, un nuovo sistema economico che sia proprio quello del cinema e degli audiovisivi. Però credo che all'interno della film commission sia poi importante lavorare sia sul territorio, cioè chiamando un po' a raccolta chi vuol farne parte, ad esempio quali paesi sono disponibili a far parte della Film Commission, cosa offrono, quale possibilità hanno di snellire anche dal punto di vista amministrativo determinate problematiche, perché oggi consideriamo che i film vengono girati in meno tempo rispetto a prima, cioè oggi 3 settimane sono anche troppe per girare un film. E poi il secondo aspetto che secondo me va considerato, perché va inserito in questo concetto di film commission che si sta sviluppando e vedo che si sta sviluppando con molto, insomma, corposamente, ed è quello del, chiamiamolo così, dello scouting, cioè siamo noi poi che dovremmo esportare fuori dalla regione Abruzzo l'idea dell'esistenza di una film commission e quindi delle potenzialità di questa film commission e quello che l'Abruzzo può attraverso la film commission offrire ai distributori ma ai produttori e quindi a coloro che verranno a girare i film in Abruzzo. Quindi il discorso è molto complesso e oltre, secondo me, agli operatori del settore, è necessario che ci siano anche operatori che lavorano nell'ambito del turismo, perché non è il cinema, non è il film che crea il turismo, è il film che, facendo conoscere i luoghi dell'Abruzzo, creerà poi successivamente il turismo anche, come ad esempio è accaduto con Don Matteo, no? Che sì. È stato girato interamente a Gubbio e ci ha fatto conoscere Gubbio negli angoli più nascosti e sicuramente... E ci dispiace ancora per l'Arminuta in qualche modo, perché... Quello è un po' l'episodio che ha fatto un po' mettere al centro del dibattito pubblico della regione queste due parole, film e commission, di cui nessuno in Abruzzo, tranne gli addetti ai lavori, sapevano molto. Almeno ha avuto il vantaggio di farne parlare. Esatto. Sì, diciamo che qualcosa abbiamo salvato con il casting che è stato fatto al Media Museum, come hai ricordato, che sì. Il Media Museum che fortunatamente con i finanziamenti del Ministero dell'Interno riuscirà a conoscere nuovi, diciamo, nuovi orizzonti con una ristrutturazione che
evidentemente va anche in quel verso, va anche in quel senso, e cioè quello di promuovere non soltanto la didattica, ma anche di formazione, proprio attraverso i premi Flaiano, che evidentemente sono un driver, visto che conosciamo, portiamo, abbiamo rapporti continuativi con il mondo del cinema. Bene, allora Federico Vittorini, l'assessore ha dato già delle indicazioni rispetto a quello che sarà il nuovo soggetto, c'è però qualcosa insomma, ancora da rifinire per quel che riguarda la governance, in quanto insomma, ecco appunto, faceva riferimento Carla Tibboni alla necessità che vi siano operatori del turismo, ecco, si parlava di una prevalenza ovviamente della gestione regionale. Ma a suo avviso ci deve essere un manager cinematografico, un manager turistico, un manager che conosca invece la pubblica amministrazione alla guida di questa Film Commission? Perché il rischio che c'è, anche perché ci sono state queste antipaticissime polemiche che scattano ogni volta che si parla di un argomento simile relativo a dove sarà la sede, si rischia che si crei poi un carrozzone che, non, che sia improduttivo, che non abbia questa capacità di rapportarsi agevolmente con il mondo del cinema, che sappiamo appunto non è un mondo che sta a guardare. Allora sì, la questione è fondamentale secondo me. Faccio un esempio, parto dalla situazione attuale. Attualmente la questa Film Commission, che è un ufficio regionale, vede un solo impiegato, un funzionario, quel bravissimo Donato Silveri, che viene da un altro mondo. Donato si sta spendendo tantissimo, ha imparato mano a mano a conoscere il mondo del cinema, gli attori regionali, tante cose venendo da un altro mondo, e sta dando veramente tutto quello che può dare. Quello che manca però è questo proprio, cioè manca, va fatto un manager, sì, va fatto una persona che abbia contatti, abbia conoscenze dirette col territorio e con il campo che si sta trattando. E poi, come dicevo, secondo me serve la ramificazione sul territorio, sia come diceva l'assessore per quanto riguarda gli enti territoriali, quindi parchi, comuni, eccetera, ma servono figure che sappiano mediare appunto tra la pubblica amministrazione e contemporaneamente il territorio e il mondo del cinema, i festival, il Flaiano, il nostro, insomma, hanno anche possibilità di entrare in contatto con produttori, con distributori, il film industry in modo particolare, perché ad esempio in questa prima edizione abbiamo coinvolto una ventina di produttori tra regionali e italiani che sono venuti a questa prima edizione numerosi, più di quello che ci aspettavamo, soprattutto per la curiosità di vedere se in Abruzzo si stesse facendo veramente qualcosa di serio, perché sono tanti anni che se ne parla, sono tanti anni che noi quando abbiamo modo di confrontarci con realtà esterne ci chiedono: ma in Abruzzo questa Film Commission non si fa nulla, non vorrebbero venire a girare qui, però effettivamente vedono un mondo fermo. Ecco, servono figure che sappiano mettere in collegamento tutte queste questi mondi diversi, quindi non so, il piccolo borgo su Gran Sasso per quello che riguarda la nostra zona, magari con il produttore indipendente o con la produzione più importante che lì vogliono fare una scena. Ecco, credo che sia questa la difficoltà maggiore, cioè mettere a sistema, mettere in ordine, e serve sicuramente una figura che abbia la conoscenza ma anche la facilità di contatto con tutti questi reparti, con tutti questi mondi. Bene, io ringrazio Federico, noi ci fermiamo per un'altra pausa, poi sentiremo anche Toni, l'assessore Damario, e faremo anche qualche considerazione conclusiva. Restate con noi. Siamo tornati in studio, stiamo parlando della Film Commission. Toni Zitella, io ponevo insomma a Federico Vittorini un po' due questioni che tu sei giornalista, capirai subito, che poi rischiano di prendere la prevalenza mediatica rispetto alla sostanza del problema di cui parliamo, vale a dire dell'istituzione Film Commission, ovvero diventerà un carrozzone, ci sarà una lotta campanilistica tra L'Aquila e Pescara su dove sarà la sede, insomma, solite cose, insomma, quando nascono nuove strutture. Insomma, prima che parli l'assessore, dagli qualche consiglio su come evitare di stare nel fuoco incrociato delle polemiche che lui penso voglia evitare, e poi anche comunque trovare una soluzione che sia condivisibile ma anche operativamente utile per far nascere un soggetto di questo tipo.
L'amministratore pubblico di per sé è sempre nel fuoco incrociato, l'assessore penso lo confermerà perché spesso e volentieri ci si trova in questa situazione. Io dico questo, il discorso della sede basta con queste guerre campanilistiche che in Abruzzo insomma oramai da 50 anni, dai tempi del capoluogo di regione esistono, mettiamolo da qualche parte, mi viene da dire mettiamolo in Valle Peligna, nel centro dell'Abruzzo e via così. La cosa importante... tu sei di Raiano, quindi insomma, esatto, sono anche un tu, po' di parte, anche tu sono stai Peligno andando pro domo tua. E, dicevo, benissimo il discorso della rappresentatività, perché è normale, è giusto che ci sia, che ci siano gli enti territoriali, che ci siano le associazioni di categoria e tutto quanto, però non bisogna perdere di vista l'operatività. Questa è una cosa fondamentale, che sia attraverso un manager o con qualche altra situazione, ma l'importante è che sia operativa, perché sennò davvero c'è il rischio del carrozzone. Non è la prima volta che ci sono carrozzoni che sono nati dopo belle idee, tanti bei confronti che però poi si sono arenati e non si è andato più in là del dovuto. Poi una cosa importante secondo me è il discorso della comunicazione. Allora, Film Commission importantissimo, l'abbiamo visto in tutte le altre regioni, bisogna non dire siamo qui con la bandierina, eccoci qua, dobbiamo dire chi siamo come Film Commission e andare oltre anche i confini regionali, andare a parlare con le case di produzione, con i registi, sceneggiatori, scenografi, tutti coloro che possono essere interessati da un lato. Ci deve essere la comunicazione sul territorio, per rendere edotti coloro che non sanno dell'esistenza della Film Commission, dei falegnami, degli operai, dei macchinisti, insomma di tutti coloro che potrebbero essere interessati, degli albergatori, dei ristoranti. E poi l'ultima comunicazione, che è la cosa, se vogliamo, è la traduzione finale, ovvero sia quello del turismo. Non è un caso che le Puglie, sarà un caso, io non lo credo, ma l'esplosione delle vacanze in Salento, io credo che la Film Commission in quel discorso lì abbia avuto una valenza importante, come anche in Basilicata, in Calabria, in tante altre regioni. Alla fine c'è stato un ritorno economico per quanto concerne il settore turistico, ne hanno beneficiato un po' tutti quanti. Ecco, queste sono le cose secondo me basilari. Intanto Daniele Damario, adesso lui fino adesso si è riposato, adesso andiamo più sulla parte scomoda delle. Cioè, Fratelli d'Italia chiede che si faccia a Pescara, c'è stato un comunicato di Guerino Testa e Cremonese, insomma, dice Pescara è la città che deve avere la Piccopi. Pierpaolo Petrucci, che è stato l'autore della legge che è in vigore, il primo firmatario, insomma, sostanzialmente rivendica che l'Aquila possa essere la città che dia vita a questa struttura. Insomma, siamo un po' alle solite, come dicevo io, però insomma, è una grana anche politicamente non semplice da dipanare, perché questa maggioranza che va anche oltre i numeri nel consenso a questo progetto di legge, poi dovrà anche trovare un accordo su come scrivere dove si troverà la sede di questa Film Commission e soprattutto ci dica qualcosa in più sulla governance, perché insomma se forse c'è bisogno di un taglio un po' più privatistico, non nella struttura ma nella figura manageriale, oppure anche sia importante, come qualcuno ritiene, che i funzionari della Regione Abruzzo, proprio per la loro autonomia e indipendenza, possano essere essi stessi, ovviamente attraverso una selezione, essere garanti un po' di tutti rispetto al fatto che poi non diventi un problema che le chiamino tutte le mattine le forze politiche per chiederle una vicepresidenza, un posto in consiglio d'amministrazione e così via. Ma guardi, non mi crederete. Si è riposato no, fino adesso. No, non mi crederete, ma veramente la sede... Oggi non ci sto nemmeno pensando, cioè voglio dire, è l'ultimo dei problemi, ma l'ultimissimo dei problemi. Oggi devo dire che lo sforzo più grande, oggi nella scrittura del POR, del piano operativo regionale per quanto riguarda i fondi comunitari, perché la partita oggi ce la giochiamo là nei prossimi 3 mesi, perché sennò altrimenti cioè, parliamo di chiacchiere, cioè, se i prossimi 3 mesi nella scrittura nel POR che ci verrà approvata presumibilmente, speriamo, dalla Commissione Europea, non riusciamo a ottenere, cioè nel senso a scrivere quei fondi,
la sede la possiamo mettere dove ci pare, ma sarà sempre uno strumento vuoto, quindi credetemi, veramente l'ultimissimo dei problemi. Ho detto, è un discorso complicato, la parte legislativa giovedì andiamo la prima volta in aula, il POR lo stiamo scrivendo, ritengo bene e ritengo che entro fine anno avremo la certezza di questi fondi. Diciamo che siamo tutti concordi nel dire che sicuramente è quello della fondazione, cioè quindi una fondazione sicuramente di diritto privatistico, però diciamo con fondi pubblici, perché è inutile andarci dietro all'inizio, cercare copartecipazioni private, è lo strumento più agile. Poi è evidente che dovrà avere nel proprio assetto decisionale questo strumento persone e professionisti, cioè sicuramente questo ve lo garantisco che non sarà un carrozzone in cui la politica indica chi dice no, non ne capisce, magari come succede spesso nei consigli, ma l'operatività dovrà essere sicuramente attraverso bandi ed evidenza pubblica individuare persone del mestiere. Il ruolo del politico è quello di creare lo strumento e metterci dentro le risorse, poi tutta l'altra parte la devono fare le persone del mestiere, cioè chi vive di cinema, chi capisce di cinema. E anche di turismo, soprattutto di turismo, come diceva. Ma io ho la fortuna di avere il doppio ruolo di essere l'assessore alla cultura, al turismo e allo sviluppo economico, quindi diciamo che questo è stato il requisito, anche perché diciamo la nuova programmazione 21-27, che per l'Abruzzo rappresenterà qualcosa come circa 1,80 miliardi da dividere in 7 anni, ovvio. Gran parte sarà dedicato al Fondo Sociale Europeo, all'FSE e al FESL per le imprese, che assorbiranno da solo, cioè solo il FESL per l'innovazione tecnologica delle imprese in Abruzzo saranno in 7 anni circa 300 milioni di euro, insomma parliamo di cifre importanti. All'interno della promozione territoriale abbiamo avuto l'idea, secondo me buona, l'unica tra virgolette percorribile, di inserire un discorso di film commission che avrà il ruolo di creare posti di lavoro per le maestranze, avrà il ruolo fondamentale della promozione del territorio, è inutile che diciamo di nuovo tutti i vantaggi che può avere una film commission che funziona per un territorio, avere il ruolo della formazione di nuove maestranze, quindi tra virgolette volevo dire che poi nel frattempo non è che siamo stati fermi, diciamo che lo strumento, la legge istitutiva della film commission del 2017 non permetteva di andare avanti, però abbiamo rifinanziato nel frattempo la legge 98 del 99, che comunque l'anno scorso ha messo a bando 300.000 euro, so che non sono cifre importantissime, però nel frattempo quelle potevamo fare per non rimanere fermi. Attraverso un bando abbiamo finanziato un film, mi sembra 5-6 audiovisivi, lo stesso fra circa un mese e mezzo, diciamo due, mi metto al sicuro, usciremo con un altro bando per altri 300.000 euro, per sempre con la legge regionale degli audiovisivi, quindi diciamo nel 98 e il 99, metteremo a bando altri 300.000, nelle more di realizzare questo percorso, l'istituzione della Film Commission per fare quel che possiamo per aiutare i film e gli audiovisivi. Abbiamo allora, un pensiero anche per le sale cinematografiche. Ecco, io Tony ti stavo per fare l'ultimo intervento proprio su questo, c'è tutta insomma una realtà che è quella della di quei pochi eroi che continuano a fare proiezioni cinematografiche in questa regione, che insomma, avrebbe bisogno di una mano, anche perché esce da una situazione di pandemia che ha bloccato sostanzialmente tutto. Sì, lo dicevo nel primo intervento che ho fatto, è in corso una gravissima crisi, non solo poi per quanto concerne il discorso appunto della pandemia. Con questa situazione ci siamo ritrovati con le case di produzione che giustamente non vogliono rischiare, perché saprebbero benissimo che se andavano in tipo, non so, quando c'è stato il lockdown e cose di questo genere, insomma ci sarebbero stati grossi problemi economici per il film stesso. La gente quindi non viene. E se non viene la gente è un po' un circolo vizioso, le case di produzione frenano ulteriormente, insomma, quindi ripeto, parliamo di 70-80% di perdita di incasso. E poi abbiamo un problema anche di concorrenza con le piattaforme. Prima c'era una filiera classica, produzione, distribuzione
sale cinematografiche, poi c'erano le piattaforme, televisioni e via discorrendo. Ora questa situazione è stata quasi ribaltata, ci sono stati dei film che sono usciti in piattaforma e non attraverso il cinema. Ecco, io perseguo la centralità delle sale cinematografiche, credo che anche Di Lallo come regista, come tanti come lui, sono d'accordo con questa visione, anche perché di fatto una spinta pubblicitaria poi è comunicativa per le piattaforme, per le televisioni. Ci sono stati gli esempi di film che non sono passati in sala e che poi non sono andati particolarmente bene sulle piattaforme e sulle televisioni, perché la sala cinematografica è importante anche per quello. Rappresentiamo comunque un settore che ha centinaia di lavoratori più un indotto e ci troviamo in grave difficoltà e speriamo che insomma, la regione ci dia una mano anche in questo. Tony, grande manager del cinema, ma non ha dimenticato di essere un bravissimo giornalista, perché mi ha anticipato la domanda per Pierluigi Di Lallo rispetto appunto a questa concorrenza delle piattaforme rispetto al cinema, alla bella sana domenica pomeriggio con gli amici in famiglia per uscire anche di casa ed entrare in un posto dove c'è una magia diversa, inutile negarlo, di ciò che andiamo a vedere. Io mi riallaccio a quello che ha detto Tony, lo sto vivendo adesso in questo momento con il film che deve uscire a fine marzo, che è Troppa Famiglia, che credo che sia una grande e bella storia, che ha acquistato una piattaforma, ma io mi sono un po' imposto, perché se non usciamo al cinema, poi non puoi andare al David, non posso, tra virgolette, portare il film al Faiano, al Festival di Taormina, perché deve avere comunque un'uscita almeno tecnica in sala. E quindi io mi sono un po' impegnato su questo, quindi facendo un tour proprio per... E poi metterlo su... Cioè, quello che ha detto Tony è lineare, perché poi perdi tutta quest'altra situazione qui. Quindi l'indotto che ha creato tutta questa situazione, che, a parte la pandemia, ma poi c'è una struttura dietro che ci lavora, produttori che hanno investito su un progetto, anche la regione stessa è coproduttore comunque che ha investito, quindi portarlo in visione il film, che è importantissimo, il prodotto, e poi il cinema è un'industria che crea lavoro e crea tutto, cioè se tu vieni a girare un film in Abruzzo, devi stare qui sul territorio, consumi sul territorio, che, come ha detto l'assessore, creare addetti ai lavori, che è importantissimo, soprattutto in questo periodo, insomma, non facile. Assolutamente. Abbiamo il Festival di Flaiano, è un festival importantissimo, io quando lo dico, gli attori stessi, attori importanti, mi dicono un festival straordinario, ma questo grazie a chi con gli anni spende. Quindi sì, la regione ci deve stare vicino anche su questo. Spende e crea indotto, sì, assolutamente. Lo sanno gli organizzatori dei festival di Pescara e dell'Aquila. Che adesso... Ma anche Federico, quello che sta facendo, io cara la conosco benissimo, è una donna determinata, cioè. Ma da chapeau, anche Federico quello che sta facendo adesso sul Mone, è importantissimo. Sì. Allora, io ti ringrazio Pierluigi Di Lallo, adesso voglio chiudere proprio con loro due, prima di salutarci anche con l'assessore, per chiedere a un'operatrice di Pescara e a un operatore dell'Aquila che cosa ne pensano di questo discorso sulla sede della Film Commission. Carla Tiboni. Allora, io sono assolutamente contraria a qualsiasi discorso campanilistico, credo basta, ne abbiamo abbastanza, no? L'Abruzzo deve andare avanti, deve conoscere nuovi percorsi, purché si faccia la Film Commission, purché la Film Commission cominci a lavorare seriamente e produttivamente. Ora è naturale che ci vorrà anche un criterio logistico per scegliere la sede, ma credo che su questo l'assessore avrà ragionato e starà ragionando adeguatamente, poi troverà la soluzione. Io francamente non mi sento di indicare una città, un luogo piuttosto che un altro, anche perché sennò poi si scatenerebbe di tutto. Però ripeto, pensiamo anche alla logistica e a quello che comporta la sede di una istituzione, la Film Commission, così importante e per tutto quello che dovrà dare e costruire per l'Abruzzo. Quindi, ripeto, purché si faccia la Film Commission. Federico Vittorini. Federico? Mi sentite? Eccoci. Ecco. Sì. Mantengo lo stile sobrio di Carla ed evitiamo sì, di spingere, di tirare anche per la giacchetta
L'assessore sarà una scelta, tu dici l'ultimo dei problemi. Beh, comunque sarà una scelta importante appunto sia per il risvolto politico e poi anche per quello pratico che ci sarà. Speriamo che faccia la scelta migliore, la scelta giusta, che faccia crescere poi il lavoro della Film Commission e che soprattutto ovunque poi vada questa sede, insomma, che la Film Commission lavori bene per tutto il territorio. Ecco, se il risvolto positivo poi c'è e c'è per tutta la regione, a quel punto la sede da lustro, insomma, ma l'importanza diventa secondaria quella della scelta. Quindi l'importante appunto è che sia la scelta giusta e che metta nelle condizioni la Film Commission di operare bene. Beh, Aggiungo solo un'altra sì. cosa, riallacciandomi al discorso di prima delle sale, perché è capitato la settimana scorsa di incontrare e conoscere il sottosegretario Borgonzoni proprio insieme al presidente ANEC nazionale Lorini, e si parlava di questo fondamentalmente. Lei ha garantito, insomma, il massimo impegno per riportare la centralità nella sala, insomma, Al e momento speriamo. ancora nulla, Federico, ti Al do momento notizia, ancora nulla, ancora però insomma nulla. dobbiamo veramente sperare Aspettare e perché sperare. il cinema è quello che si fa in sala. Poi c'è tanto audiovisivo, insomma, però se dobbiamo mantenere la forza del cinema dobbiamo mantenere la magia, perché altrimenti diventa un'attività come un'altra. Qualcosa che distingue il cinema, che poi no, nella Film Commission, non è perché diciamo che poi attira turismo, perché quando vai a fare un film in un posto gli lasci un po' di polvere magica, no? Quindi le persone tornano per provare a tornare al momento in cui hanno visto il film, a immedesimarsi in quella scena. Quindi è quel qualcosa in più che è il cinema, è quel qualcosa in più che è il cinema, una parte dovuta anche al fatto di poterlo fruire in sala. Quindi sì, puntiamo, lo dico anche all'assessore, diciamo, alla politica anche nazionale, di cercare di dare veramente forza all'ANEC, agli esercenti e di riportare la centralità del cinema in sala. Ma le piattaforme sono importanti, insomma, però non devono, insomma, andare a danneggiare l'anima e il cuore del cinema. Grazie Federico Vittorini, io ringrazio anche Pierluigi Di Lallo, Carla Tibboni, Toni Zitella e chiudo con l'assessore Daniele Damario dicendogli che con tutti gli ospiti ci diamo appuntamento tra un anno esatto, 11 marzo del 2023, per capire che passi avanti abbiamo fatto. Allora, ci salutiamo solo con un piccolo cronoprogramma, almeno che è quello, diciamo, più realistico, non le dico quello che lei sogna, ma che cosa si può fare concretamente per poter stare qui tra un anno a dire siamo avanti, abbiamo già fatto qualcosa, o addirittura la Film Commission è già nata. Ma sicuramente, dicevo, l'iter di approvazione veloce della legge di riordino del sistema culturale abruzzese, dove è contenuta la Film Commission in aula, l'approvazione da parte della Commissione europea del POR, dove sono inserite le Che più o risorse. meno termina la procedura? Allora, obiettivamente dire che avremo una Film Commission operante seriamente prima del 2023, insomma. Diciamo stupidaggine. Io spero, ecco, tra un anno di poter essere qui e di poter affrontare serenamente quello che per molti è un problema, credetemi, per me è l'ultimo problema, di avere l'imbarazzo della scelta su dove. L'imbarazzo ce l'avrà sicuro. No, sì, voglio dire, ma, sa, no, ma sarà, Nessuno glielo toglie sarà questo un, guarda, sarà imbarazzo. un imbarazzo, cioè, sarò l'uomo più felice di avere questo imbarazzo della scelta, perché vuol dire che Perché nel frattempo avremmo sarà finito. l'assessore che ha fatto nascere la Film Ma Commission in figura, Abruzzo. poi la mettiamo dove ci pare, non è questo il problema. Poi riguardo le sale cinematografiche vedremo, diciamo, come regione cosa possiamo fare. Sicuramente potremmo essere saremo da pungolo per il governo nazionale per vedere di studiare qualche tipo di aiuto per le sale. È evidente che la magia del grande schermo è quello. Io sono un grosso fruitore del cinema, delle sale cinematografiche, ahimè ultimamente Un po' quasi. meno. No, ultimamente quasi solo di cartoon, Ah. perché avendo due bimbi piccoli e quindi sono trascinato almeno una volta a settimana Beh, però al cinema, al però al cinema, cinema. sicuramente al Anche perché cinema. stiamo parlando di cinema, e quindi il cinema è Assolutamente la sì. sala cinematografica. Assolutamente sì, ho detto purtroppo, ahimè, ultimamente solo di cartoni animati, però insomma, spero di tornare a vedere anche i film un Volentieri. po' più impegnati. Grazie anche a lei, Assessore Damario, ai nostri telespettatori, diamo un saluto e un appuntamento la prossima settimana, in questo weekend, restate su Rete 8, però un'ora se volete andate anche al cinema, va, che dici Tony? Grazie, grazie. Grazie, arrivederci, buonanotte.